Passiamo al titolo nel mirino della settimana. Eccolo qui. Allora, Charles Schwab, giusto? Corporation. Giustissimo. Perfetto, multinazionale americana, parliamo di servizi finanziari, banca, agente di cambio che offre una piattaforma di trading elettronico insieme a metodi tradizionali di investimento. Allora, siamo proprio nel tuo campo, perché hai scelto questo titolo? Beh, in questo caso ho dato retta all'analisi tecnica nuda e cruda, perché secondo me il grafico, i movimenti del prezzo rispecchiano in maniera molto precisa alcuni livelli, alcune possibili aree di resistenza e di supporto, e quindi diciamo che quanto provo, sempre provo a prevedere, non è facile che si avveri, ma se si dovesse avverare avremmo delle occasioni di acquisto, secondo me molto interessante. Partirei, se sei d'accordo, con il time frame mensile. Certo, allora andiamo a vedere, quindi abbiamo un grafico mensile e un grafico settimanale che poi vedremo. Ecco Esattamente, qui quello esatto. mensile. Allora, il mensile evidenzia come si sia arrivati alcuni pochi mesi fa, 3 mesi fa, 4 mesi fa, ai massimi assoluti, quindi in area 97 dollari. E poi vediamo il candelone rosso, il penultimo, che è appunto quello di aprile, che ha rivoltato, ha rovesciato il tavolo, quindi ha dato un segnale di inversione importante. Una candela estesa come quella, praticamente senza spike, ci dice che dal 1° al 30 aprile Charles Schwab è stata venduta e basta. E peraltro quella candela è andata a rompere i livelli che io ho evidenziato con le aree in giallo e con le frecce in rosso, che erano prima delle resistenze, poi un supporto è stato rotto, e adesso stiamo facendo con la candela in atto, con l'ultima candela che possiamo considerare sostanzialmente una candela ormai formata, essendo oggi il 31 del mese, stiamo facendo un tentativo di pullback. Potremmo anche assistere magari a un pullback ben fatto, quindi andare a riprendere il livello della trend line statica, quindi area 75 dollari, potrebbe essere, perché effettivamente Wall Street e il NICE, insomma, sono volatili, e Sì. questo potrebbe dare il là a un movimento successivo che possiamo vedere nel time frame weekly, che ripeto non è un movimento che darei per scontato e così via, ma noi dobbiamo, facendo analisi tecnica, mettere in watchlist un alto numero di grafici, di modo che una parte di essi potrà essere considerata inutile perché magari non si avvera il movimento, ma alcuni di essi invece, se dovessero regalare il movimento atteso, regalerebbero al contempo anche dei livelli interessanti. Nella weekly vediamo la prima freccia blu che diciamo sottolinea tutta la gamba ribassista, la seconda freccia, la più piccola in salita, che potrebbe appunto confermare la prosecuzione del rimbalzo, e poi la terza e ultima freccia, che è di esatta uguale lunghezza rispetto alla prima, quindi in analisi tecnica andrebbe a confermare l'estensione della gamba ribassista e ci porterebbe in area 50, 51, 52 dollari, che vediamo essere un livello supportivo importantissimo. Era stato resistenza, lo vediamo nella prima parte del grafico con l'area in giallo, e poi nella seconda parte rottura al rialzo e retest, sempre con la seconda area in giallo come supporto. Quindi Ok. avremmo un titolo solido, patrimonializzato, importante, che potrebbe andare in area 51, quindi andare poi a fare una discesa sostanzialmente quasi del 50% dai massimi. E lì sarebbe effettivamente, tra virgolette, obbligatorio considerare di metterlo in portafoglio. Ok, beh, ovviamente i titoli nel mirino servono a questo, insomma, ad analizzarli nel dettaglio per inserirli in portafoglio, monitorandoli per capire se le indicazioni date poi si confermano e, insomma, poi Enrico è a vostra disposizione per tutti gli approfondimenti.